Allora vorrei un attimo terminare questa mia, è una dedica che faccio per Lucia, e questo è per me in particolare, per cui mi sto citando proprio io, ci tengo io per il papà Francesco e papà Antonello, per i suoi figli, per i suoi angioletti che da su provengono tutta la famiglia, Lucia e Patrizia, da parte del papà Francesco e la mamma Antonella. Per Domenico Cintura, sì, Domenico, sì, Cintura, anche per lui, sì. E per tutti quelli che noi conosciamo che non ci sono più. Non l'ho mai fatto, ma ho sempre pensato, perché anche io, qua tutti abbiamo, chi bene o male, abbiamo tutta la stessa strada, gli stessi problemi. Non è vero, io che dicevo, chi lo sa chi di soldi, abbiamo da isi. Credetemi, lo dico per quelli che soffrono in questo momento, che viviamo un mondo un po' particolare. Ignoveri, i soldi non vanno a felicità. I soldi, credetemi, i soldi servono per non essere offesi. E poi basta. E questa sera farò una cosa che io non l'ho fatto mai, però mi porto nel cuore da quasi 20 anni. Perché anche io ho perso un fratello più piccolo di me, a 26 anni, per cui stasera volevo dedicare anche a mio fratello la mia famiglia. Perché i genitori ci sentono, quando perdiamo i genitori è un valore, ma quando si perde un frate. Perché pare che noi ci rassegniamo. Ci rassegniamo, ci muore un genitore, però quando muore un frate giovane è un po' difficile. Solo chi ha avuto questo problema può capire. Però noi non dimentichiamo mai l'amore e il bene, e poi tutto quello che ci viene, ce l'affrontiamo e ci obblighiamo. Uno è così. Oggi a gente l'arrendo peccato, prega il suo dolore. Oggi è sull'altare innanzi a te, da te con innocenza cerca pietà. Celeste, Madre sei, di ognuno di te.
solo voi donà. Ave Maria. Oggi a giacciando peccato, prega sotto un giglio sulla terra in mezzo a te, e a te con indagenza cerca. Celeste Madre sei, io ognuno.